Grazie Presidente. Guardi, io penso che il primo comandamento di chi fa politica dovrebbe essere quello di non mentire. E in particolare io ogni tanto qua dentro sento qualcuno, mi riferisco ai colleghi di 5 Stelle, in particolare al collega Toninelli che è intervenuto prima, che non solo mentono, ma mentono sapendo di mentire, perché raccontano falsità agli italiani sperando che qualcuno gli dia retta, lo fanno utilizzando quest'Aula come se fosse il palcoscenico di un teatro e dicono falsità per provare a portare acqua al proprio mulino. Il PD è impegnato in prima fila per chiudere questa vicenda in modo positivo della Corte Costituzionale e per questo ha dato la piena disponibilità a ragionare con tutti. Non è la maggioranza o il partito principale che deve garantire l'elezione dei giudici. La Carta Costituzionale ha alzato quella soglia ben oltre la maggioranza proprio per portare tutto il Parlamento a condividere alcune scelte. Noi ci stiamo muovendo in quel modo e lo stiamo facendo in maniera trasparente, pubblica, di fronte ai cittadini. Invece c'è qualcuno che sta provando a bloccare in tutti i modi questa elezione perché è del tutto evidente che chi entra qua dentro dicendo ai cittadini che vuole aprire le istituzioni come se fossero una scatoletta di sardine non vuole bene al Parlamento, non vuole bene alle istituzioni, le vuole disfare ed è esattamente quello che sta facendo in maniera scientifica il 5 Stelle da molti anni a questa parte e lo sta facendo anche in questo caso. Perché noi non abbiamo avuto nulla da eccepire rispetto al nome che loro hanno proposto pubblicamente. Al contrario, 5 Stelle ha fatto di tutto per demolire, usando argomenti i più diversi tra di loro. E quando, Presidente, mia figlia mi dice tre motivi diversi perché non vuole andare a scuola, io capisco che è una scusa, e per cui capisco che è una scusa strumentale quella dei 5 Stelle, gli argomenti che ha provato a usare contro un altissimo profilo che noi abbiamo proposto come quello del professor Barbera. Bene, io penso che qualcuno qua di professione stia facendo quello che prova a bloccare le istituzioni, che è esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare stando qua dentro. E poi ogni 5 minuti io sento i colleghi parlamentari onorevoli, perché quello sono come tutti noi eletti dei cittadini, del Movimento 5 Stelle, parlare di soldi. Io capisco che abbiano l'ossessione dei soldi, tanto che anche sugli scontrini vedo che stanno un po' tornando indietro rispetto al passato. Però voglio dire che se allora dovessimo mettere in fila tutti i secondi, tutti i minuti, tutte le ore, tutti i giorni, tutte le settimane che hanno tenuto bloccato questo Parlamento, non sulla politica, non sulla politica, ma sui loro giochetti, beh, allora, oltre che 15 milioni e gli scontrini dovrebbero girarli direttamente alle istituzioni e solamente per questa simpatica discussione di oggi, un 30.000 euro secondo me vengono fuori, per cui magari all'uscita mettiamo una cassettina così ci mettete dentro i vostri soldini. E trovo grandemente offensivo verso le persone che oggi sono nelle istituzioni e anche nella Corte Costituzionale provare a dipingerli come gente che va lì a prendere ordini. I vostri non li prenderebbero e quelli degli altri sì? A me sembra che qua ci sono partiti democratici che non rispondono a nessuno e qualche partito che non è democratico e infatti proprio per questo non prende i soldi del finanziamento, non perché qualcuno non li vuole. Per cui smettiamola di raccontare balle ai cittadini e la Corte dimostra ogni giorno la sua indipendenza, anche recentemente assumendo delle scelte che non sono certo andate a favore o del PD o del Governo, tutt'altro, ma il PD e il Governo le rispetta perché noi le istituzioni le rispettiamo e non vogliamo abolirle. Grazie.